Nell'era 2.0 in cui i nativi digitali maneggiano con naturalezza ogni strumento innovativo, ci sono a Gela molti giovanissimi che frequentano la terza media e che in questi mesi dovranno scegliere come continuare il loro percorso formativo, che decidono di frequentare corsi zero di greco antico organizzati dal liceo classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pellitteri. Quest'anno per la prima volta abbiamo attivato i corsi zeri per le conoscenze di base di greco antico, con i quali ci proponiamo di divulgare presso i giovani delle scuole secondarie di primo grado la conoscenza della lingua greca, non come fine ma come mezzo per accedere alla conoscenza delle nostre origini e delle origini della cultura, occidentale. Noi speravamo in un riscontro positivo, ma in realtà abbiamo avuto un apprezzamento al di sopra delle nostre aspettative perché abbiamo già cinque corsi, cinque classi formate che attualmente appunto frequentano questa attività che si propone di insegnare, di dare una conoscenza di base attraverso metodi dinamici e naturali del greco antico. I ragazzi hanno subito manifestato grande interesse, tant'è che questi giovani che stasera sono qua hanno espressamente richiesto, hanno espresso il loro desiderio, loro stessi appunto, di partecipare, di fare quest'altra lezione prima delle vacanze e poi appunto proseguiremo con altre lezioni a gennaio, sia mie, sia di altri quattro docenti del liceo classico. Io ho scelto di fare questa esperienza proprio perché mi aveva incuriosito. Quando diciamo, ci hanno presentato questi volantini, io subito mi sono incuriosita e appena poi ho incominciato a frequentare ho capito che è stata un'esperienza veramente molto bella, perché l'ho frequentata anche perché volevo conoscere diciamo, l'ambiente delle superiori e anche i professori, il modo di approcciarsi con gli alunni. Questo corso è veramente molto istruttivo e lo consiglio a tutti. Il corso ha la durata di 10 ore e rappresenta un primo approccio al greco antico in cui si spiegano i primi elementi sul senso della lingua e della cultura greca.